Grazie Presidente. Signor Ministro, li perdoni perché loro non sanno quel che dicono. E lo dico ricordando se i colleghi me lo permettono, perché magari può essere anche d'aiuto per fare un percorso a ritroso, arrivo banalmente allo spazzacorrotti con il quale. Nel momento in cui un sindaco del Movimento 5 Scusate, Stelle scusate, onorevole veniva. Lucaselli, onorevole Lucaselli. Scusate, come per tutti i colleghi c'è stato silenzio, chiedo silenzio anche per la collega Lucaselli. Grazie. Prego, No, onorevole ma Lucaselli. vede, Presidente, io la ringrazio per questo intervento. Riesco a parlare anche sotto il vociare di colleghi che non hanno il coraggio di sentirsi dire la verità, perché lo spazzacorrotti è del governo Conte, non appartiene a questo governo, evidentemente non ricordano, probabilmente non hanno letto la norma, perché in quella specifica occasione veniva ad esempio circoscritto il reato di abuso di ufficio, mi pare che invece oggi ne chiedano addirittura un ampliamento. Ecco, allora dobbiamo riportare un po', diciamo di verità, in quest'Aula che pare manchi sempre un po' troppo alle opposizioni. Un'opposizione che mi pare di aver capito voglia una borghesia, che adesso insomma, immagino il collega si riferisse alla classe media italiana, visto che insomma, di borghesia direi che non si può più parlare, ma vuole una classe media italiana indistintamente considerata come corrotta, corruttibile, mafiosa, perché vorrebbero tutti sotto intercettazioni. Ecco, noi invece abbiamo un'idea diversa di giustizia ed è un'idea per la quale la giustizia interpreta il bisogno essenziale di dare a tutti quel che è giusto, ai criminali le loro pene, a chi subisce un torto il proprio ristoro. E vede, Ministro, io la devo ringraziare perché mi pare che sia il caso di dire in claris non fit interpretatio. Tutto si può dire in quest'Aula, tranne che la sua relazione di oggi, oltre che completa ed esauriente, non sia stata anche chiara, cristallina, trasparente e che finalmente l'Italia, dopo anni di abbandono, smarrimento, improvvisazione, se non anche di sudditanza a talune logiche perverse, abbia finalmente di nuovo individuato una strada per la sua riforma della giustizia. E di questo, Ministro, noi la ringraziamo. Il gruppo di Fratelli d'Italia sarà sempre al suo fianco in questo percorso e in questa battaglia, perché vede, purtroppo troppi anni sono passati nella lamentela continua di una giustizia che non funziona, di una giustizia che evidentemente ha tantissime lacune. E tutti si sono adoperati nel raccontare di come avrebbero potuto risolverla. E però poi noi ci siamo purtroppo ritrovati in aula il ministro Bonafede e questo è stato un grossissimo limite, uno stop alla giustizia e al percorso che invece la riforma della giustizia doveva fare. E finalmente adesso ritroviamo in quest'aula invece il coraggio di chi riesce a parlare da tecnico, ma anche da politico, da chi riesce ad avere una visione d'insieme, non tralasciando i principi fondamentali e soprattutto non tralasciando le risposte e l'indicazione dei rimedi. Ed è quello di cui l'Italia ha bisogno in un momento in cui invece c'è solo mortificazione della giurisdizione. E lei ha parlato correttamente del ritorno invece della giurisdizione. E i temi da affrontare sono tanti. Sono importantissimi, dalla separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, che deve necessariamente arginare un meccanismo che oggi purtroppo porta a una distorsione della giustizia stessa. Certezza della pena, ma non attraverso uno svuotamento carcerario fatto semplicemente di aiuto a chi invece deve pagare la propria pena perché ha
posto in essere atti contrari e illegali, ma un svuotamento delle carceri, e ringraziamo in questo il nostro sottosegretario Del Mastro che si dedica quotidianamente proprio su questi temi, perché per noi è fondamentale ritornare ad un principio generale: la giustizia deve essere giusta con i giusti e forte e determinata con chi invece delinque. E allora, vede Ministro, io credo che il suo animo giovane, forte e assolutamente determinato ci porterà ad avere finalmente la riforma della giustizia che l'Italia merita, che merita non soltanto per motivi di etica sociale, ma anche perché attraverso la giustizia passa la frase della civiltà di un popolo e passa anche la capacità della nostra nazione di farsi guardare all'estero e di dare finalmente la sensazione che in Italia si può anche venire ad investire, si può scommettere sull'Italia, perché in Italia c'è una giustizia che funziona. Vede Ministro, quando sono entrata nelle aule di tribunali molti anni fa, purtroppo ormai, mi è stato insegnato che la giustizia è la costante e perpetua volontà tradotta in azione di riconoscere a ciascuno ciò che gli è dovuto: pene per chi sbaglia, ristoro per chi subisce un torto. E proprio per questo motivo il gruppo di Fratelli d'Italia sarà con lei in questo percorso, e quando avremo la sensazione che di più si può fare non smetteremo mai di sollecitare quel di più, perché abbiamo bisogno di ritornare ai principi e ai criteri dell'applicazione di un diritto all'interno di uno Stato di diritto. Grazie. Grazie, onorevole Luca.